È arrivato il momento di parlare del Sorrento Meeting 2015 in programma dal 20 al 21 novembre all'Hilton Sorrento Palace. Ne parliamo con il vicepresidente dell'Osservatorio Banche, Imprese di Economia e Finanza, dottor Gaetano Massellone. Buongiorno. Allora, dicevamo, 20 e 21 novembre ci sarà l'Hilton Sorrento Palace, questo evento Sorrento Meeting giunto alla quinta edizione. Per il quinto anno consecutivo torna il Sorrento Meeting. Sì, diciamo, è la quinta edizione di questo importante evento, nato per portare nel Mezzogiorno un discorso imprenditoriale, un discorso di sviluppo e di crescita. Cioè, gli industriali vanno ogni anno a Cernobbio, noi abbiamo pensato perché non costruire un qualcosa per il Mezzogiorno, e quindi diciamo Sorrento è un po' la perla della Campania, la perla d'Italia, e quindi c'è stato questo connubio molto positivo tra economia e la splendida città di Sorrento. Che poi è un evento internazionale, quindi verrà anche gente dall'estero, professionisti dall'estero che potranno vedere poi una perla, appunto, come diceva lei, che è Sorrento. Sì, sì, certamente. Diciamo, noi abbiamo avuto nel corso dei 5 anni veramente dei personaggi estremamente importanti. Abbiamo avuto 2 premi Nobel, quest'anno ritornerà il professor Albright, che è uno dei più grandi economisti mondiali. L'anno scorso ha tenuto una conferenza di una ventina di minuti che veramente ci ha dato ossigeno alla nostra mente per guardare avanti. Albright, per chi non lo conoscesse, è uno dei più famosi economisti a livello mondiale, e colui il quale 5-6 anni fa aveva predetto la crisi greca. Ecco, quindi parliamo di una persona che col pensiero sta in avanti. Purtroppo noi in Italia stiamo indietro, quindi dobbiamo arrancare ancora. Che poi purtroppo in Italia sì, siamo indietro, ma molto spesso anche il Sud Italia viene considerato come un po' più arretrato, se mi passa questo termine. Voi fortunatamente cercate di dare luce, almeno economica, a quello che riguarda il Mezzogiorno. Ma oggi, come dire, dare luce economica è una parola un po' grossa, perché siamo tutti quanti in affanno, perché ci sono le regole europee che sono stringenti, noi in Italia siamo ancora un po' indietro. Ecco, per esempio, per dirle una, qualche settimana scorsa ho sentito di nuovo parlare del ponte sullo stretto di Messina. Ma diciamo, fare questo ponte sullo stretto di Messina a cosa serve? Serve a accelerare il processo, la viabilità delle auto che, arrivate a Catanzaro, poi si immettono in una Salerno-Reggio Calabria, che è un'autostrada che ancora ha tantissimi problemi. E allora a che serve? Forse serve quello che noi stiamo cercando di fare, e lo faremo in questi 2 giorni. Tra le tante cose presenteremo con Assologistica e Confitarma e la Fondazione Mezzogiorno Sud un progetto strategico sull'offerta logistica del Mezzogiorno, perché se noi vogliamo parlare di sviluppo del Mezzogiorno dobbiamo fare un reset, dimenticare il passato, che purtroppo è un passato zero, quindi forse è meglio che ce lo dimentichiamo nel Mezzogiorno. Dobbiamo fare un reset e dobbiamo puntare sulla logistica. La logistica che cos'è? Trasporti, ferro, gomma, aria e mare. Ecco, di là parte lo sviluppo vero. Mettiamola di trattare il Mezzogiorno, e noi in questo parliamo nei nostri meeting anche dei mezzogiorni d'Europa, che è un po' un luogo comune, trattare questi mezzogiorni come vera carne da macello. Esatto. Gregge politico, gregge di voti, basta. Noi abbiamo uomini, mezzi, perché i mezzi ci sono. Il ministro Delrio a Napoli proprio una settimana fa ha dichiarato che ci sono dei fondi europei disponibili, quindi mettiamoci tutti quanti insieme con calma, senza astio, ripeto, un reset sul passato e guardare avanti, perché partendo dalla logistica, partendo dalle infrastrutture, si può fare qualcosa. Tornando un po' al discorso di Sorrento è una perla, come dicevo, del turismo, benissimo, però il turista prende la circumvesviata da Napoli a Sorrento e si trova per un'ora e mezza, certo, a viaggiare in Africa. Esatto, in condizioni davvero pietose.
deprimente, veramente deprimente. Ecco, allora noi vogliamo lanciare questo messaggio che si può fare. Assolutamente sì, anche perché c'è molta voglia di fare, che è la cosa più importante. Poi lei ha detto una cosa molto bella: senza il sud l'Italia non crescerà mai. Sicuramente, sicuramente, senza il sud l'Italia non crescerà mai. E soprattutto il sud, ecco, io credo che come gli imprenditori veri hanno visione, perché oggi per fare impresa devi avere la visione nei prossimi 10 anni di cosa accade, no? Perché oggi diciamo, il mondo è così in pieno vortice, il mondo, siamo connessi 24 ore su 24, eccetera. Anche la politica dovrebbe avere visione, che non ha. E allora noi senza, ripeto, assio, senza dire chi è più bravo, chi è meno bravo, noi dobbiamo partire dal Mezzogiorno per avere uno sviluppo in Italia e per avere uno sviluppo in Europa. I mezzi ci sono, le competenze ci sono e soprattutto la visione. Ecco, la visione: da qui a 10 anni l'Africa del Nord sarà un'occasione di sviluppo per la portualità e per la logistica dell'Italia, perché l'Africa fra 10 anni avrà uno sviluppo industriale, non sarà l'Africa di oggi, ma sarà un'Africa naturalmente più evoluta anche dal punto di vista commerciale, certo, ed economico. Commerciale, economico, industriale, perché noi avremo l'ambasciatore in Italia del Marocco domani in conferenza, che è un economista ed è una persona che già è venuto l'anno scorso, nostro ospite al Sorrento Meeting, e lui ci dirà delle cose, ci aprirà la mente sullo sviluppo che avrà l'Africa nel futuro. Allora l'Africa e Italia non è solo gli emigranti, quella povera gente disperata che fa un viaggio in mare per venire a trovare un finto benessere che ci può essere in Italia e in Europa. Ma sono anche noi risorse. Noi dobbiamo portare lavoro in Africa. Io credo, diciamo, ci sono degli studi in merito, che nei prossimi 10 anni ci sarà uno sviluppo. Ecco, per esempio, io facevo l'altro giorno in un'altra intervista, e mi piace riportarla anche qui su Radio Amore, proprio perché c'è un rapporto stretto con Sorrento. Sorrento ha dato i Natali al più grande armatore del mondo che c'è oggi, Gianluigi Aponte, della MSC. Oltre al discorso delle crociere, lui ha la grande azienda MSC, i portacontainer, da circa 300-400 navi. Benissimo, Gianluigi Aponte sta puntando sulla portualità di Livorno, sulla portualità di Napoli, e investire anche a Gioia Tauro. Perché? Perché lui è un uomo che ha visione, perché il Mediterraneo nei prossimi 10 anni, ripeto, sarà un'occasione importante per far crescere il Mezzogiorno. Ne vogliamo approfittare? Credo che sia giunto il momento di farlo, perché, ripeto, basta a trattarci con gregge da voti. Assolutamente sì. Noi vogliamo diventare noi del Mezzogiorno, vogliamo diventare veramente delle risorse per l'Italia, e ne abbiamo, ripeto, le competenze, abbiamo dei giovani validi, dobbiamo investire sui giovani, perché i giovani non possono essere trattati come sono trattati oggi. Una disoccupazione del 45% del giovanile nel Mezzogiorno è veramente uno scandalo. Basta, dobbiamo fare qualche cosa. Noi, con la nostra semplicità, col nostro modo di essere molto soft ma nello stesso tempo decisi, vogliamo lanciare questo messaggio. Speriamo che verremo ascoltati. Assolutamente sì. Dottore, torneremo a collegarci con lei domani, naturalmente, per parlare del Sorrento Meeting. Io intanto la saluto e la ringrazio. Grazie a lei, grazie a Radio Amore, grazie agli ascoltatori, e viva il Mezzogiorno d'Italia. Grazie mille al dottor Gaetano Mastellone. Radio Amore. Napoli.